Salve youtubers e benvenuti ad un nuovo vlog. Questa volta si parla di festività natalizie. Ah, il Natale. Forse è meglio se questo lo spengo perché sennò vi si spappola il cervello. Il Natale è o non è il periodo più bello dell'anno? La neve, le decorazioni, i parenti a casa, ma soprattutto i regali! E lo ammetto, ancora adesso a 22 anni suonati non vedo l'ora di vedere cosa c'è sotto il mio albero. Mi piace vedere tanti pacchi piccoli, grandi, colorati. Ed è in questi momenti che mi piacerebbe tornare bambino. Perché da bambini era tutto molto più magico, tutto molto più vivo. Pensate ai vostri Natali passati, quando eravate più piccoli. Vi ricordate quando si andava vicino all'albero a toccare i pacchi per vedere quali erano molli e quali erano duri? Perché i pacchi molli erano sempre vestiti. E a nessuno piacevano i vestiti. Mentre quelli duri erano quasi sicuramente giocattoli. A noi importava quasi di più della scatola che del regalo in sé. L'emozione di scartarla e piano piano aprirla non ha pari. Ovviamente ogni tanto la fregatura c'era. Aprivi la scatola e dentro ti trovavi un vestito. Truffatori! Invece quando diventi grande il regalo in cosa si riduce? In una cacchio di busta di soldi. Ma cosa sono, un poliziotto da corrompere? Cos'è, una bustarella? Si è persa tutta la magia. O vi ricordate quando i vostri genitori vi dicevano scrivi la lista dei regali che vorresti per Natale? E noi strappavamo un foglio e scrivevamo di tutto, dai pupazzi, alle Hot Wheels, ai videogiochi, qualsiasi cosa. Solo che noi fraintendevamo. Noi pensavamo di ricevere tutti i regali sulla lista. Invece Babbo Natale ce ne portava uno solo. Bastardo! Poi all'improvviso c'è un anno in cui capisci che Babbo Natale non esiste. Ma nessuno te lo dice. Lo capisci e basta. Perché tutti si ricordano il giorno in cui tu ti infili nella stanza dei tuoi genitori e nel loro armadio trovi i regali di Natale. Quel giorno è molto triste perché scopri appunto che Babbo Natale non esiste. Ma è allo stesso tempo il giorno più felice della tua vita perché scopri come fregare i tuoi genitori. Siccome adesso sai dove i tuoi genitori tengono i regali, e ovviamente prima del 25 non te li fanno mai aprire, puoi rubare il gioco, giocarci e rimetterlo a posto. Siamo meglio di Diabolik. Ma poi quant'era bello sedersi sul divano e guardare con i propri genitori gli speciali di Natale della Disney. Ora invece te li devi andare a cercare su YouTube. Una tristezza. E poi come ogni anno a questa parte, cosa danno in TV? Una poltrona per due. Non me lo sono mai perso, lo avrò visto 10 volte. Diciamo che più cresciamo e più percepiamo diversamente tutto quanto. Credo sia normale, ma mi dispiace un po'. Anche per strada, per esempio. Qui a Torino gli anni passati c'erano addobbi ovunque, ogni albero aveva la sua luce, tutto quanto, ogni piazza addobbata. Invece man mano che vanno avanti gli anni, mai niente. C'è sempre meno roba. Uno schifo, come al solito. Ma io questa parte dentro di me, questa parte bambina che credo che ognuno abbia, che vuole che il Natale sia magico, come deve essere vissuto. Quindi il video finisce qui, ma non vi faccio gli auguri di Natale perché arriverà un altro video sul Natale, ovviamente prima di Natale, se no non ha senso, dove... vabbè, lo vedrete, non vi anticipo niente. Però voglio farvi una domanda, e potete rispondere nei commenti se volete. Qual è quel regalo di Natale che voi avreste sempre voluto avere, ma che non vi hanno mai regalato? Per me era un gioco da tavolo che purtroppo non mi ricordo il nome, ma comunque qualcuno lo conosce. Era un gioco da tavolo... horror, diciamo tra virgolette, dove in mezzo c'era un castello e c'era, tu muovevi le pedine che erano dei personaggi e nel castello c'erano delle trappole, tutto fatto di cartone, diciamo, era tridimensionale, fatto di cartoncini con dove dovevi passare dentro delle trappole, delle porte, scattava tutto con i dadi, era bellissimo, l'avevo visto una volta, poi non l'ho mai più trovato, neanche adesso non riesco più a trovarlo. E poi da lì in poi l'ho sempre voluto perché ci avevo giocato una volta e mi era piaciuto veramente un casino. Non so il nome purtroppo perché appunto non l'ho più trovato, però non me lo sono mai dimenticato. Quindi il mio gioco che avrei sempre voluto è quello lì. Niente fuck you time oggi, ci sarà nel prossimo video prima di Natale. Un saluto.